Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Questa sorta di gioco deve essere effettuato in una stanza vuota e tranquilla, preferibilmente senza finestre. Nel caso in cui non abbiate uno spazio simile, potete usare una camera nella quale entra poca luce, ma prestando una particolare attenzione nel ricoprire con attenzione ogni apertura. La stanza del rituale viene appunto definita dark room, perciò in essa deve regnare un'oscurità totale. Avrete bisogno di una serie di oggetti per questo rituale, che adesso vi elenco. 3 sedie, 2 specchi alti e larghi, una candela, un accendino, un ventilatore elettrico, una sveglia e un giocattolo che usavate da bambini. Il procedimento è abbastanza semplice, ma lo si deve rispettare senza modificare e senza saltare passaggi. Come prima cosa, posizionate una delle sedie al centro della stanza, rivolta verso nord, nonché verso il punto cardinale più importante. Questo sarà il vostro trono. Dopodiché, procedete col posizionare le altre due sedie esattamente a sinistra e a destra di quella precedente, entrambe rivolte verso il trono. Esse rappresenteranno i posti della regina e del giullare. Poi andate a mettere i due grandi specchi sulle sedie della regina e del giullare. Gli specchi devono essere disposti uno di fronte all'altro, ma al tempo stesso devono permettervi, una volta che siete seduti sul vostro trono, guardando di fronte a voi, di scorgere con la visione periferica e con la coda dell'occhio il vostro riflesso nei due specchi. Il ventilatore elettrico lo andrete a posizionare dietro di voi, rivolto verso il trono. Accendetelo e lasciatelo così. Ora è il momento di spegnere le luci. Uscite dalla stanza, lasciando però la porta aperta o socchiusa, e andate nella vostra camera da letto per coricarvi. Fatto questo, ponete la candela, l'accendino, la sveglia e il cellulare di fianco al vostro letto, in modo da renderli facilmente raggiungibili. Mettete la sveglia alle 3:30 del mattino, poi spegnete le luci della vostra camera e andate a dormire, ricordandovi di stringere a voi uno dei vostri giocattoli d'infanzia. Alle 3:30 di mattina, quando la sveglia suonerà, dovrete spegnerla. Subito dopo dovrete affrettarvi a prendere con voi il giocattolo, che avrà il compito di proteggervi dalla manifestazione di eventuali entità, e scendere dal letto, senza accendere nessuna delle luci. Come ho detto, dovete fare tutto questo velocemente, in quanto avete esattamente 3 minuti di tempo per accendere la candela e raggiungere la dark room, sedendovi sul vostro trono. Entro le 3:33 di mattina dovete essere seduti su quella sedia. Ci sono dei casi in cui bisogna sospendere il rituale. Se la sveglia non viene spenta entro le 3:30, se trovate la porta della dark room chiusa, anche se voi l'avevate lasciata aperta, se notate che il ventilatore si è spento, anche se lo avevate lasciato acceso, se non riuscite a sedervi sul trono entro le 3:33 di mattina. Se vi si è presentato uno di questi inconvenienti, per i quali dovete assolutamente interrompere il rituale, lasciate immediatamente la vostra abitazione. Dovete uscire al più presto possibile, e solo dopo le 4:44 di mattina potrete rimetterci piede. Nel momento in cui invece ogni cosa è stata svolta nel modo corretto, potete procedere con il seguito del rituale. Una volta che vi siete seduti sul trono, dovete guardare dritto davanti a voi, nell'oscurità totale. Non fissate mai direttamente gli specchi e non provate ad abbassare gli occhi sulla candela. Nessuno è riuscito a descrivere con esattezza cosa succede nelle tenebre della stanza, ma ciò che è certo è che arriverà un momento nel quale avvertirete con assoluta certezza di non essere più soli nella dark room. Tramite questo rituale potrete trovare delle risposte alle vostre domande più curiose. Tuttavia, può capitare che quelle risposte arrivino sotto forma di nuove domande. Inoltre, non viene specificato quale trono sceglierà la regina e quale il giullare, siccome spetta solamente a voi capirlo.
dovete anche tener conto che, in base alla posizione della regina e del giullare, a vostra volta rappresenterete la regina e il giullare di qualcuno. Ricordatevi, 3 re in totale. Per terminare il rituale, dovrete ricordarvi di spegnere la candela soffiandoci sopra alle 4:44 di mattina. Se la candela si spegne prima delle 4:44 di mattina, sarete soli, nel bel mezzo dell'oscurità e in balia di chissà quali presenze.